tutte le volte siamo stati compatti, abbiamo vinto. E insomma, speriamo che possa portare bene anche qui. Pronti a governare con la Lega, anche a Cagliari, in nome di un centrodestra unito, Giorgia Meloni non si nasconde. La leader di Fratelli d'Italia ripone grandi aspettative sul voto di domenica nel capoluogo sardo. Dopo il risultato delle europee, intende assestare un altro colpo al governo giallo-verde. Io ho dato una parola e quella parola vale. E per quello che mi riguarda il governo va avanti e va avanti fino in fondo, perché di cose da fare ce ne sono ancora tante. Il ministro dell'interno Matteo Salvini giura fedeltà ai 5 Stelle da mesi. L'impressione però è che le elezioni cagliaritane possano offrire spunti di riflessione, a patto che il candidato sindaco Paolo Truzzu, esponente di Fratelli d'Italia, riesca a cancellare il regno del centro-sinistra in città durato 8 anni. Il centrodestra compatto è importante, qua c'è un buon rapporto con gli altri alleati, abbiamo costruito una coalizione solida nell'interesse della città e dei cagliaritani. Centrodestra compatto, centro-sinistra altrettanto. Dopo i 2 mandati del neoconsigliere regionale Massimo Zedda, la candidata sindaca Francesca Ghirra punta sulla continuità, nel segno di Nicola Zingaretti. Il centrosinistra si presenta ancora una volta unito in città e credo che abbia la forza per conquistare di nuovo il governo. A Cagliari sarà lotta a due con tutta probabilità. Il Movimento 5 Stelle non ci sarà, sebbene alle politiche un anno fa fosse stato scelto da 4 elettori su 10. Il suo candidato è stato silurato dopo un post antiaborto comparso su Facebook. Penso sia stato un qualcosa che è nato all'interno tra gli attivisti locali. Fuoco amico, dissidi tra attivisti cagliaritani. Per il cardiochirurgo Alessandro Murenu le parole sull'aborto sono state solo un pretesto. Penso che noi potremmo dare uno scossone alla città e far sì che una città ferma ritorni a crescere, a diventare protagonista nel Mediterraneo. Immagino che il centrosinistra vinca al primo turno e possa far capire che il centrosinistra unito è innovativo e vincente.